Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Inizio così perché mi sono svegliata poco fa e da un po' di tempo ho preso questa abitudine di salutarmi la mattina, di salutarmi la faccia, gli occhi, la bocca, il corpo, ammirarmi un po'. E prendere un po' di sole quando c'è, rilassarmi un po'. Oggi è sabato, tra l'altro. La mia faccia ancora super assonnata. Sto ancora riprendendo con l'iPhone. La macchina fotografica è in riparazione da più di una settimana. Sto cominciando a sentirmi male senza. Stamattina mi sono lasciata dormire. Perché avevo proprio bisogno, avevo puntato la sveglia alle 8, ma quando è suonata non ce la facevo ad aprire gli occhi. E allora mi sono detta che se il mio corpo chiedeva di riposare, avrei riposato. E sono rimasta nel letto per un'altra oretta. Non ho proprio dormito, ho dormicchiato, però ne avevo bisogno. Adesso però è arrivato il momento di alzarsi e darsi da fare. Perché ho iniziato il video facendovi partecipare al mio body check. È perché questo weekend parleremo un po' anche di questo. Perché mi sono resa conto che tanti cercano di dimagrire in vista delle feste per poi ringrassare e poi ridimagrire. Così. Quindi questo concetto di lasciarsi andare a periodi e poi fare di nuovo delle restrizioni, che è una cosa che un po' di tempo fa facevo anch'io, non di proposito, non perché dicevo ah, così posso svaccare, no, ma perché così a volte ricadevo anch'io nelle abbuffate, cosa che però ho abbandonato da un po' di tempo e ho adottato questo nuovo modo di fare, che è comunque un po' più equilibrato. Faccio molta attenzione a quello che metto dentro il mio corpo e non mi nego le cose, però mi sono un attimo disciplinata per capire di cosa effettivamente il mio corpo ha bisogno e cosa invece è solo un capriccio o una voglia di qualcosa da stress o d'ansia. Io sono fortunata da questo punto di vista perché a me piuttosto si chiude lo stomaco e non ricado nella fame emotiva, ma ho notato negli anni che a volte, quando mi sento un po' giù, un po' trascurata, tendo ad includere un qualcosa di buono, un pasto buono e ricco per coccolarmi. E questa può essere considerata un po' fame emotiva, ma non lo è, nel senso, anziché mangiare una cena o un pranzo normale, magari mi prendo qualcosa di diverso, di più sfizioso, di più buono, di più particolare. E questa cosa anche l'ho trasformata negli anni, nel senso che anche oggi, soprattutto quando sono in quel periodo del mese, può capitare che mi venga voglia di mangiare qualche cosa di particolare o di mangiare una coccola in più a livello di cibo e preparare una cena un pochino più copiosa, ma ormai lo faccio con alimenti sani. Nel senso che, vabbè, poi anche su questo, se siete un minimo documentati, sappiamo che non esistono alimenti sani, alimenti non sani, buoni, cattivi, sono tutti alimenti. Dipende dalla quantità e dalla modalità di cottura e dagli abbinamenti. Perché stiamo parlando di questo? Perché questo weekend vi voglio far ripercorrere insieme a me le mie abitudini. Cosa mangio? Come mi alleno, cosa faccio esattamente per mantenermi in forma sempre e non dover poi ricorrere a rimedi estremi per tornare in forma. Perché
Perché appunto l'abitudine che ho preso è quella di curarmi sempre bene per non aver bisogno di fare niente di particolare, quindi di trovare un equilibrio nella mia alimentazione, negli allenamenti, per essere sempre nella mia forma migliore. A tratti può essere non facile, ma dopo un po' ci si prende l'abitudine. E non vuoi più mangiare cose che poi ti fanno gonfiare tantissimo, avere crampi alla pancia, anche se poi a volte capita perché a me piace tantissimo la pizza. Se vuol dire un alimento che amo, la pizza è forse al primo posto e la mangio ovviamente senza glutine, però ultimamente sta succedendo che non la digerisco, probabilmente quel mix di mozzarella, impasto e tutto caldo non fa bene al mio stomaco. Dovrei provare a prenderla senza mozzarella perché in realtà ho notato che proprio i formaggi mi stanno facendo male, per cui li sto quasi evitando. Non mangio quasi mai formaggi, ne mangio pochissime in pochissime quantità. Per lo più quando esco, magari se prendo un risotto, una pasta e appunto una pizza, se no a casa li mangio proprio una volta ogni tanto, un pezzettino e basta. Ho proprio quasi abbandonato i formaggi perché mi fanno star male. Io adesso finirò la mia tisanina e poi attacchiamo col workout. E oggi non so ancora bene che cosa devo fare, probabilmente un po' di gambe. La fortuna è quella di avere due cellulari e quindi posso riprendermi ancora mentre faccio cose col mio cellulare. Siamo a un'ora dopo, sono in mise sportiva, nel mentre ho lavoricchiato un po' dal letto e ora sono pronta per il mio workout. Che cosa abbiamo sul menu oggi? Abbiamo sempre Pamela e la sua applicazione, la utilizzo ancora e mi trovo benissimo. Il programma che seguo da tempo è il solito, il Bubble Butt. E oggi appunto abbiamo gambe e booty. Farò però il workout a corpo libero e al massimo con un paio di bande elastiche perché oggi non me la sento proprio di usare i pesi. Workout finito, ho fatto mezz'ora di allenamento in cui mi sono concentrata sul booty e sull'interno coscia. C'è stato un momento durante l'allenamento in cui avrei avuto voglia di mollare. Dopo i 20 minuti ero stanca e non volevo più andare avanti, però mi sono convinta a finire almeno mezz'ora di allenamento perché ieri non mi sono allenata e quindi ce n'era bisogno. Il mio corpo poi mi ringrazia quando lo faccio. Un'altra cosa importante è lo stretching. Mi sono resa conto sul mio corpo, su di me. Quando ad un certo punto dopo la corsa avevo incominciato a sentire dei dolori fortissimi alle ginocchia, alle articolazioni, a tutto il corpo e non capivo perché. Pensavo dentro di me, ecco, ho superato i 30, adesso sono tutta da buttare, sono tutta un rottame, quindi non posso più correre. In realtà cosa sbagliavo? Spesso saltavo lo stretching perché magari non avevo tempo. E sottovalutavo lo stretching, l'importanza dello stretching. E ad un certo punto mi sono detta: vabbè, dai, riproviamo un attimo almeno a fare stretching e vediamo come va. E sono rimasta senza parole perché dopo una sola corsa e una sola sessione di stretching non ho sentito alcun dolore se non i soliti dolorini muscolari dopo una corsa, ma quelle sono normali, mentre le articolazioni bisogna un attimo capire il perché. E sono rimasta sconvolta, mi sono detta: non è vero, cioè non è vero che mi stavo provocando da sola inconsciamente questi dolori perché non facendo stretching non permettevo al mio corpo di recuperare. Per cui ora mi ritaglio almeno 2 minuti dopo ogni sessione di allenamento e almeno 5 dopo ogni sessione di corsa. Ora però è arrivato il momento di fare colazione e sono le 11 nel mentre, per cui prima vorrei farmi una doccina e poi passiamo
alla colazione. Un'altra cosa che faccio per prendermi cura del mio corpo è quella di mettere sempre la crema mattino e sera. E sembrerà scontato, ma quando ero più giovane, più piccola, la mettevo sempre. Poi ad un certo punto mi sono un attimo, impigrita forse, e ho smesso di metterla con regolarità. E il mio corpo ne ha risentito parecchio. Infatti adesso ho ripreso la buona abitudine di mettere la crema tutti i giorni, mattino e sera, ovunque, proprio mi incremo tutta perché sento che la mia pelle apprezza. Per colazione abbiamo le solite cose, anche se ultimamente sto un po' cambiando colazione, sto variando un po' di più. Solitamente faccio pane tostato con burro d'arachidi e marmellata, però ultimamente sto introducendo la frutta al posto della marmellata, che è una scelta un pochino più sana rispetto alla marmellata. Anche se confesso sono un po' viziata, negli ultimi 2 mesi ho mangiato solo marmellata fatta in casa da Luca, il fidanzato di Olivia, ed è super super buona. Con pochissimi zuccheri, però sta per finire. Questa è marmellata di prugne, veramente buona. Tra l'altro, loro mi hanno insegnato di tenere il barattolino a testa in giù. In questo modo il barattolo diventa proprio ermetico, non passa l'aria e la marmellata si conserva molto meglio, molto più a lungo. Profumo buonissimo, tra l'altro. Mamma mia, che bravo che è. Utilizzo la solita modalità per il caffè americano perché non ho ancora ricomprato la caffettiera. Tazza, filtro e filtro adatto per il caffè americano. Il caffè, il tostapane che ho comprato di recente, è veramente un regalo bellissimo che mi sono fatta. Il pane così non sapevo ancora cosa fosse, è veramente buonissimo, non si paragona a niente. Il burro d'arachidi, ovviamente, come sempre, è lui. Fiorentini, insostituibile, il migliore in assoluto. E attenzione, non mi sto facendo pagare. Prima o poi succederà. Farò una collaborazione con Fiorentini perché è proprio dovuto, considerando l'amore che nutro per questo burro d'arachidi. Ci aggiungiamo la marmellata, non troppa. Considerando le corse che mi devo fare ogni mattina per fare tutto quello che voglio fare e fare in tempo per andare poi al lavoro, mangio quasi sempre in piedi in cucina di corsa. E allora il sabato mi piace fermarmi e assaporarmi la colazione, anche se la faccio mezzogiorno, perché tra una cosa e l'altra è già mezzogiorno. Un'altra cosa che sto imparando a fare è quella di mangiarmi subito la ciliegina sopra la torta, perché io sono proprio la migliore quando si tratta di ritardare il momento proprio in cui mi prendo la mia gratificazione e quindi mi tengo le cose migliori per la fine. Cosa comporta questo? Che ad esempio, se tra queste due fette io preferisco questa, che è la parte finale del pane, spesso o quasi sempre prima la tenevo come ultima cosa da mangiare. Quindi quando c'è una cosa che mi piace particolarmente,
La tengo come ultima cosa da mangiare, ma questo comporta che magari nel mentre si raffredda non è più così buona, quindi adesso sto cambiando modo di fare, quindi mi mangio subito la cosa che preferisco, poi il resto se ne ho voglia. Ho finito di far colazione e avevo ancora voglia di un po' di frutta, quindi mi sono tagliata una mela che sgranocchierò mentre mi preparo. La cosa bella dell'inverno è che è più cozy stare in casa. La cosa brutta però è che alle 4:30 sembra già sera e bisogna accendere la luce. E vabbè, è andata così. Oggi però ho passato la giornata a fare cose che mi piace fare, e cioè filmare. Infatti volevo farvi vedere un attimo l'outfit che ho messo insieme con la mia camicina nuova, e lo trovo molto più attuale come stile piuttosto che inserirla, infilarla dentro la gonnellina. Adesso però devo trovarmi una scusa per uscire. Sapete qual è il bellissimo giro che mi sono procurata? Un giro al supermercato, ho preso dell'insalata come d'abitudine, valeriana, radicchio, e questa invece è la misticanza. Poi cos'altro ho preso? Zucchine, radicchio, e vi farò vedere per che cosa poi domani, ormai perché oggi è tardi. Il caffè americano, questo è quello che bevo di solito ed è il mio preferito. La tisana sogni d'oro snellente, mi piace il sapore, non c'è niente da fare. Poi questa qua che ho scoperto di recente, Pompadour Buonanotte con passiflora e canapa, è buonissima, buonissima, e ha un effetto placebo su di me spaziale. Poi pomodorini e broccoli. I funghetti trifolati, questi sono di nuovo i miei preferiti, ormai li conoscete. Poi ho preso questo contorno che non prendevo da tanto tempo, patate, zucchine, cipolla rossa di Tropea. E poi ho preso delle verdure grigliate, un contorno grigliato, perché è l'unico modo per variare il menù, se no finisco per mangiare sempre insalate, che è cosa che farò anche stasera, perché non ho tempo da starci dietro alla cucina. Non è finito, non è tutto. Qua abbiamo le banane, quelle bio, rigorosamente, perché mi sono accorta che c'è una bella differenza e sono molto più buone. Poi i cachi, perché sono frutta di stagione e la frutta di stagione l'ho mangiata. Le uova non possono mai mancare. L'avocado per stasera, poi i miei grissini preferiti, le veneziane, quelli con sesamo e chia, o chia, semi di chia. Il pane, questo qua non lo prendevo da un po', è di Italia, nostro panettiere. Poi i cracker dal Busera, senza glutine. Questi cracker ormai li mangiano tutte le persone che mi conoscono perché sono decisamente più buoni rispetto a tutti gli altri in giro. Questi proprio sono i più buoni. Il caffè Starbucks per la Nespresso perché lo bevo in ufficio. Poi i ceci che non possono mai mancare. Tutto qua, ho dei prodotti per il bucato, felce azzurra morbidente e detersivo per i colorati. Adoro felce azzurra, proprio è il mio preferito come marchio. E poi vabbè, delle salviettine intime, dei dischetti struccanti, spazzolini. Pane e latte per mio padre. Ed è tutto. Vado a preparare la cena e ci aggiorniamo tra un attimo. La mia cenetta è pronta. Ho fatto l'avocado toast con uova. Oggi ho tenuto
tutto il giorno la candela accesa. Ed è stato bellissimo. Insalata con insalata mista, un po' di carciofi e pomodori. Basta. Questo è tutto. Si mangia. È tardissimo nel mentre. Buongiorno domenica. Stamattina l'ho presa di nuovo con calmissima. Mi sono alzata alle 9:30, ragazzi. Una roba incredibile. 2 giorni di fila mi sono svegliata con una faccia gonfissima. Perché sapete, dicono che le 8 ore di sonno rimpolpano i tessuti, compresi quello del viso. E quindi mi sono svegliata con una faccia proprio gonfia. Le labbra, sembrava avessi fatto il filler alle labbra. Io in realtà un sospetto ce l'ho, e che comunque per obbligarmi quasi a dormire queste 8 ore ho dormito a faccia in giù con quasi il cuscino sopra la testa, e questo è il motivo per cui mi sono svegliata gonfia. Però faremo finta che sono le 8 ore, perché poi in realtà durante la settimana non ho mai tempo per dormire 8 ore, cioè è una roba impossibile. Comunque sono uscita a correre, ho fatto 7 chilometri in 32 minuti e mezzo, sono un orgoglio per me, 32 e 24 per la precisione, wow. E oggi cosa c'è in programma? Altri video e, piccolo spoiler, l'albero, che però non vedrete in questo video ma nel prossimo, per cui stay tuned. L'autunno è veramente in full bloom, che meraviglia. Il weekend di self care continua. Adesso mi voglio preparare la colazione / il brunch. Una volta che abbiamo detto brunch, allora brunch sia: ho fatto 2 fette di pane tostato con avocado sopra e delle uova strapazzate, e poi ho il caffè e un'altra fetta di pane sopra la quale ci metterò il cacao, una parte, e l'altra me la mangerò così. Questo brunch mi dà proprio le vibe giuste per iniziare la giornata. Non potete capire la gioia di mangiare queste cose. Cioè, per me qui ci sono tutte le mie cose preferite: il pane tostato, l'avocado, l'uovo e il cacao. Ah, mi sono dimenticata il burro d'arachidi, che è il primo in classifica. Poi anche il caffè, mamma mia. Questo è un giorno spettacolare. E così stamattina vi ho fatto vedere 2 alternative alla colazione: una salata e una dolce. Quella salata non la faccio spessissimo perché ci vuole comunque tempo, però ecco, a volte preparo le 2 fette di pane tostato con un po' di avocado spalmato sopra e l'uovo strapazzato. Oppure per quella dolce, a parte la marmellata, a volte uso o mezza banana oppure il cacao, come in questo caso, che insieme al burro d'arachidi è veramente squisito. Diciamo che la base sono le 2 fette di pane tostato e poi mi ci sbizzarrisco. Oggi mi sono un po' scatenata e ho filmato un bel po' di reel, per cui sono felicissima, e adesso sto facendo una piccola pausa merenda con una mela e delle noci. E di nuovo abbiamo frutta di stagione, frutta secca di stagione. Andiamo. Siamo al momento della cena per stasera. Voglio fare una cena speciale, che per molti potrà sembrare non tanto speciale, ma per me lo è, perché mangiando spesso insalate, questa è una cena speciale, perché mi piace tanto. Allora, verdure, tante verdure, abbiamo zucchine, broccoli, pomodorini e radicchio, più
carote e le voglio fare al forno, semplicemente tagliate a bastoncini dentro il forno per 10-15 minuti, 180 gradi, solite cose, e saranno pronte, più delle patate al forno e come proteina i ceci, non possono mancare. Forse faccio un hummus, però non so se c'ho voglia. No, faremo solo dei ceci, magari sempre al forno. Potrebbe essere una buona idea. Ecco qua il mix di verdure, ci aggiungiamo semplicemente dell'olio, un po' di sale. E un po' di pepe. Si mescola tutto quanto. Alla fine non ci ho aggiunto i broccoli perché sono tantissime queste verdure. E voilà, pronte per essere infornate. La cena è servita. Abbiamo ceci al curry e le verdure al forno. Davanti a me c'è Olivia e Luca che mangiano la pizza alla faccia. Ma mi accontento della mia cena. In realtà sono super contenta della mia cena. Mangio anche i mini grissini. Patate sono saltate perché abbiamo usato il forno per altre cose, per cui next time. Ah, ci stai incolpando. No, no, anche io l'ho usato per le verdure. Comunque, sono riuscita a mettere da parte anche un po' di verdure e ceci per domani, per cui ho la sfiscia pronta e direi che questa settimana può finire qui, così come il mio video. Adesso mangio e mi dedico all'editing dei video e direi che ci vediamo nel prossimo, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!